Buon giorno a tutti, un saluto da Gabriele Bellelli, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il webinar intitolato Investire con i certificati. Anche oggi siamo in compagnia di Fontobel, lo vediamo in sfondo in questo momento, il sito dell'emittente. Siamo in particolare in compagnia di Alessandro Cassiani che ci farà compagnia appunto in quest'oretta che trascorreremo insieme parlando di certificati. Oggi tra l'altro la presenza di Alessandro sarà particolarmente preziosa perché entreremo nel dettaglio, nei tecnicismi di alcuni prodotti finanziari. Non parleremo solo di cash call come in occasione degli eventi precedenti, ma parleremo anche di certificati a leva, sia fissa che dinamica, quindi vedremo qualche aspetto particolare. Ok, io direi che per come intro, come presentazione è tutto, ti cedo la linea, no? Come si diceva al 90° minuto, a te Alessandro per le saluti, le presentazioni di rito, poi partiamo con il primo argomento che abbiamo già focalizzato. A te Alessandro. Grazie Gabriele, intanto buongiorno a tutti, io sono Alessandro Cassiani e mi occupo del mercato italiano per Fontobel Certificati. Oggi con Gabriele volevamo parlare in particolare di un tema che è stato molto discusso nelle ultime settimane, in particolare di un titolo che è appunto Coinbase. Coinbase, società che appunto ha effettuato la quotazione in borsa lo scorso 14 aprile e che diciamo alla quale quotazione si sono poi susseguite le diverse emissioni dei primi certificati, sia per quanto riguarda il comparto investment, ma anche per quanto riguarda il comparto dei prodotti a leva, dei quali andremo a parlare proprio oggi. Per cui ecco, Gabriele, io farei innanzitutto una panoramica un po' sulla società, per poi andare a vedere quelli che sono i prodotti. Sì, assolutamente. Intanto ho messo in sfondo quelli che sono i certificati già emessi, sia della tipologia cash collect che quelli a leva. Vedete, abbiamo i mini futures e i turbo certificates della tipologia open end. Dopo li andiamo poi a vedere, andiamo poi a descrivere. Sì, allora il tema da cui partiamo oggi, che non sarà l'unico tema, in realtà lo anticipo della giornata, non parleremo solo di Coinbase, parleremo anche di altri prodotti, altri sottostanti, però partiamo da qui. Dicevo, Coinbase è una società americana che si caratterizza per essere un exchange, cioè fondamentalmente è una società, una piattaforma che permette di negoziare, quindi di comprare e di vendere prodotti finanziari, in particolare specializzata sulle cripto monete, sulle criptovalute, quindi permette la negoziazione di Bitcoin, Ethereum e tutte quelle che sono le altre monete elettroniche. È una società giovane perché è nata nel 2012, è nata ovviamente in America, però ovviamente è giovane come tutto il settore delle criptovalute, non possiamo certo avere una storicità no, da banca tradizionale, però dicevo, nonostante la giovane età, fondamentalmente è una società che si è contraddistinta per avere degli ottimi risultati, no? Giusto per darvi un'idea, a 43 milioni di clienti attivi, che sicuramente è un numero particolarmente importante, ha un fatturato di 1,14 miliardi ovviamente di dollari e ha avuto nell'ultimo anno 320, 322, vado a memoria, milioni di dollari di utile, di guadagni. Il business della società ovviamente è quello delle commissioni, quindi più la gente compra e vende criptovalute e ovviamente più la società genera commissioni e guadagna, questo è il business. È un po' come se fosse una diretta SIM, per dare un'idea, però specializzata, no, in ambito monete virtuali, criptovalute. Tra l'altro è un business assolutamente interessante perché il business, cioè che il Bitcoin, no, le cripto che salgano, che scendano, fondamentalmente basta che generino commissioni e la gente negozi per permettere all'azienda, no, di guadagnare, un po' come quando c'era la corsa all'oro, no? Quelli che vendevano la pala e il secchiello, fondamentalmente il setaccio, no? Quindi da questo punto di vista è un business assolutamente interessante, anche perché sono personalmente convinto, ma questa ovviamente è una mia opinione, ognuno potrebbe avere un'opinione diversa. Il mondo delle criptovalute è ancora agli inizi, bolla o non bolla che sia quella attuale del Bitcoin, sicuramente per tanti anni a venire sentiremo parlare di monete virtuali, di Bitcoin. Il Bitcoin è stato recentemente sdoganato dalle autorità, no, di vigilanza americane quando hanno permesso la creazione del primo contratto futures e delle prime opzioni, quindi il Bitcoin, che è la moneta, no, il brand tra le
criptovalute, no? Quando un investitore chiude gli occhi, anche l'uomo della strada, no? Penso a mia nonna, ad esempio, che sente parlare di criptomonete, di criptovalute, chiudendo gli occhi gli viene in mente immediatamente il Bitcoin. Ecco, il Bitcoin è stato istituzionalizzato di fatto e Coinbase è il primo exchange che viene quotato. Io sono convinto che ci sarà una lunga serie nei prossimi mesi, nei prossimi anni di exchange, quindi di società simili come questa e che andranno a quotarsi a Wall Street. Quindi dal mio punto di vista vedo positivamente il business, vedo positivamente la società e quindi è un titolo su cui sono positivo. Poi è chiaro che il riscontro lo darà il mercato, vedremo se le quotazioni saliranno, scenderanno, ovviamente parliamo in ottica di mesi o anni a venire. Adesso il titolo è quotato, lo andiamo anche a prendere velocemente qui su TradingView, vedete è quotato da 2 settimane neanche, fondamentalmente, vedete, ognuna di queste candele rappresenta l'andamento di una seduta, no? Quindi vedete che un titolo molto, diciamo così, con uno storico ristretto, no? Appena quotato, quindi è ancora prematuro. Fondamentalmente, comunque, vedete che le quotazioni hanno leggermente corretto, ma tutto sommato da alcuni giorni stanno reggendo. Dal mio punto di vista, quindi, in prospettiva futura, è sicuramente una società da tenere d'occhio. Quindi, da un punto di vista operativo, io sto seguendo attentamente non solo Coinbase come società, ma anche tutto il segmento, ovviamente, dei certificates che vengono emessi su questo sottostante. Ti ripasso la linea, Alessandro, se vuoi aggiungere qua, magari possiamo far vedere qualcosa. Dimmi tu. Sì, esatto, io ho una slide con alcuni numeri, magari anche per dare un'idea in ottica Allora, di. te la metto subito, ti passo il monitor. Ok. Perfetto. Allora, per quanto riguarda, sì, volevo parlare un po' di Coinbase, innanzitutto, come hai detto tu. Coinbase si occupa appunto, è un exchange di criptovalute per cui permette di negoziare le principali criptovalute che appunto si stanno sempre di più espandendo. E come dicevi tu, secondo me un dato interessante è proprio quello relativo appunto alla fonte di guadagno. Vediamo qui nel 2020 il 96% dei ricavi netti è stato appunto dovuto alle commissioni di negoziazione. Questo implica che il fatturato dell'azienda vada di pari passo con l'euforia, diciamo, che caratterizza il mercato sottostante, in questo caso appunto il mercato delle monete digitali. Ad esempio, lo scorso trimestre, per cui il primo trimestre del 2021, la società ha stimato utili per tra i 730 e gli 800 milioni, che sono appunto più del doppio rispetto al 2020 ed è stato un periodo caratterizzato da alta euforia dei mercati. Per quanto riguarda invece i futuri scenari, sicuramente la quotazione in borsa della società costituisce un evento importante per quanto riguarda l'accettazione appunto del comparto cripto sui principali mercati finanziari e va anche a interessare i più grandi investitori, gli investitori istituzionali. E come dicevi anche in merito alla regolamentazione, come abbiamo visto in passato, con la quotazione dei primi future, dei primi strumenti regolamentati sulle criptovalute, sicuramente si va ad aggiungere ai motivi di interesse. Per quanto riguarda invece i rischi, perché comunque è sempre bene parlare anche del rovescio della medaglia del business di Coinbase, sicuramente esiste qui un rischio di concorrenza, nel senso che l'eventuale ingresso di nuovi player nel mercato potrebbe andare ad innescare, diciamo, un gioco al ribasso per quanto riguarda i piani di commissioni e appunto andare a ridurre quelli che sono i margini di guadagno dell'azienda, così come la tendenza dei broker, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti, di introdurre appunto trading a zero commissione. Abbiamo visto Robinhood, facciamo un esempio. Per cui ecco, questa sicuramente è una cosa da tenere d'occhio. Ciò nonostante, sicuramente il titolo rimane un'ottima opportunità per andare a beneficiare anche per quanto riguarda strumenti azionari dell'evoluzione del mercato delle criptovalute, per cui fino adesso avevamo principalmente non avevamo titoli azionari
collegati direttamente al mondo cripto, per quanto alcuni sicuramente sono associati sia tramite la tecnologia blockchain, ma anche per eventuali detenzioni in portafoglio di elevate quantità di criptovalute. Però qui. Tesla, Scusami? no, dicevo che Tesla è l'esempio classico, no, di società che ha destinato, non è l'unica, anche Square, per dire, sulle prime, MicroStrategy, no, sono alcune delle principali società che hanno destinato una grossa fetta, no, della liquidità aziendale a investire in Bitcoin. Però effettivamente è una correlazione particolare quella. Nel caso invece di Coinbase, assolutamente il business è quello, eh. Esattamente, per cui diciamo che qua il business appunto aziendale è legato a doppio filo proprio con il mercato delle cripto. Per cui ecco, questa è un po' una panoramica del titolo che andiamo a guardare oggi e come dicevo prima, praticamente pochissimi giorni dopo la quotazione, Fontobel come emittente si è subito attivata per offrire ai nostri investitori la possibilità di negoziare dei certificati che avessero come sottostante Coinbase. Per cui adesso parliamo quindi di certificati a leva. Sono prodotti chiaramente adatti ad un'operatività di breve, medio termine, se vogliamo, andremo a vedere successivamente i dettagli e ci permettono di andare a beneficiare di quella che è la volatilità del comparto cripto, che per certi versi può rappresentare un rischio, ma per altri versi rappresenta sicuramente delle opportunità, soprattutto in un'ottica di breve termine. Per cui i certificati a leva che abbiamo emesso aventi come sottostante Coinbase sono di tre tipologie. Abbiamo i Turbo Open End, i Mini Future e i certificati a leva fissa. Per quanto riguarda i primi due, sono già sul mercato dalla scorsa settimana, mentre i certificati a leva fissa dovrebbero andare live sul SEDEX nei prossimi giorni. La differenza tra queste tre tipologie di prodotti sta innanzitutto nella tipologia di leva, infatti c'è questa di macro distinzione tra certificati a leva dinamica, che sono appunto i Turbo Open End e i Mini Future, e i certificati a leva fissa. Leva dinamica significa che la leva del prodotto, per cui noi quando andiamo a investire a fare trading su un certificato a leva dinamica, prendiamo una posizione con una leva che varia in base all'andamento del prezzo. Per cui c'è una leva, noi possiamo andare a selezionare la leva che più si addice alle nostre esigenze, ma nel momento in cui chiaramente effettuiamo l'acquisto del certificato, la leva viene fissata, per cui rimane costante per tutto il mantenimento della posizione. Questi certificati a leva dinamica, come dicevo prima, sono dotati di barriere, per cui abbiamo, per quanto riguarda i turbo, una barriera di knockout che viene posta ad un determinato livello del sottostante e che, se viene raggiunta dal sottostante, comporta l'estinzione anticipata del certificato. Facciamo un esempio: se c'è un sottostante che ha un prezzo oggi di 13, c'è cioè una barriera di knockout posta a 10, se il sottostante dovesse arrivare a quel prezzo di 10, il certificato verrebbe estinto anticipatamente e annullando il suo valore. Mentre invece per quanto riguarda i mini future, il funzionamento è molto simile, solamente che la barriera viene chiamata barriera di stop loss, non comporta l'azzeramento del prodotto, ma ci dà diritto ad una liquidazione pari alla differenza tra la barriera di stop loss e lo strike. Per cui facciamo un esempio anche qui: se c'è uno stop loss a 12 e uno strike a 10, al raggiungimento della barriera di 12, noi andremo a beneficiare, insomma, ad incassare quel buffer, si chiama buffer di stop loss, che è dato appunto dalla differenza tra la barriera e lo strike. Invece, per quanto riguarda i certificati a leva fissa, in questo caso abbiamo un prodotto adatto principalmente al trading intraday, per cui ci permette di andare a massimizzare le fluttuazioni giornaliere del titolo sottostante, del titolo dell'indice, in questo caso appunto abbiamo un titolo azionario, e non c'è una barriera di knockout e c'è un meccanismo di restriking giornaliero che ci permette di mantenere fissa la leva, ma che comporta, qualora
il prodotto fosse detenuto per più di un giorno di negoziazione, la presenza dell'effetto compounding. L'effetto compounding vuol dire che, appunto, se deteniamo il certificato per un periodo superiore al singolo giorno di negoziazione, la performance del certificato potrebbe andare a differire dalla performance cumulata del sottostante nell'arco temporale considerato. Per cui, per un trading multi-day, sicuramente si prestano molto meglio i turbo e i mini future, appunto grazie all'assenza di effetto compounding. Un'altra cosa che volevo dire è che sia i turbo open-end che i mini future non sono dotati di una data di scadenza, e questo appunto ci permette un po', se vogliamo, di andare a eliminare quel vincolo temporale che invece caratterizza altri strumenti. Casomai, ecco Gabriele, io farei vedere questa tabella che sicuramente riassume un po' quello che ho detto fino ad ora. Per cui, come dicevo prima, per quanto riguarda leva fissa, abbiamo presenza di effetto compounding, presenza di una data di scadenza, non abbiamo barriere di alcun tipo e uno strike che viene rivisitato giornalmente, appunto per mantenere la leva costante. I turbo, questi sono i turbo classici, per cui con scadenza, non di tipo open-end, invece non hanno effetto compounding. Sono appunto dotati di una data di scadenza e di una possibilità di knockout, come abbiamo spiegato prima, e lo strike viene mantenuto costante per tutta la durata del prodotto, cosa che invece non avviene per i turbo open-end, che è vero che non sono dotati di una scadenza, essendo appunto open-end, ma hanno uno strike che viene ricalcolato su base giornaliera per riflettere quelli che sono, diciamo, i costi di finanziamento dell'emittente, dati appunto dalla presenza di una leva finanziaria. Stesso discorso per i mini future, che però, a differenza dei turbo open end, hanno una barriera di stop loss, di knockout, che comporta un'estinzione anticipata, che può essere superiore allo strike e può permetterci di non azzerare del tutto l'investimento iniziale. Una cosa che tengo a sottolineare è che è vero che i turbo e i mini future possono comportare l'azzeramento della posizione, ma in un certo senso fungono un po' da stop loss automatico, perché non richiedono alcuna integrazione dei margini, anzi non ci sono margini, e diciamo che questa barriera non ci permette di non perdere un importo superiore al capitale che abbiamo versato inizialmente. Sì, Tutti esatto, questi scusami, volevo dire che è una sorta di stop loss implicito, no? Quindi fondamentalmente ci sono anche molti investitori che vanno a destinare a questi prodotti esattamente l'importo del loro potenziale stop loss, dicendo se si verifica l'evento strike, in questo caso io quello che perdo è l'ammontare che avevo definito come stop. È una modalità come tante, in realtà si può dedicare anche un capitale maggiore sicuramente e applicare poi manualmente la vendita nel momento in cui l'operazione non procede nella direzione auspicata. Ci possono essere vari metodi. L'importante è utilizzare un money management corretto, non fare mai il passo più lungo della gamba, questo è il concetto. esattamente. E un'altra cosa, appunto, un'altra caratteristica di questi prodotti è che sono tutti quotati sul Sedex di Borsa Italiana, appunto con orario di negoziazione dalle 9:05 alle 17:30, e con la presenza di un market maker che espone costantemente delle quotazioni sia in denaro che in lettera, come avviene per tutti i certificati, e ci permette di acquistare e vendere in qualsiasi momento. E Gabriele, non so se volevi vedere qualche prodotto che avevamo visto di questo tipo. Assolutamente, li possiamo andare a vedere, li possiamo anche far vedere. Allora, hai il monitor con font bel davanti o riprendo la condivisione io? Come sei comodo? No, magari riprendila tu perché non ce l'ho aperto al momento. Ok, allora prendo io. Ok, qui siamo siamo sul sito, no, di font dell'emittente. E che cosa ho fatto prima? No? Questo l'ho fatto prima in diretta, sono andato qua sotto, vedete c'è ricerca, questo è un chiave di ricerca, vedete che potete fare per nome del prodotto, ISIN, sottostante, io semplicemente in questo caso
ho inserito, vabbè, qui Coin, sta per Coinbase, posso mettere anche il nome completo, e premendo, no, invio fondamentalmente, il sistema cosa fa? Ci restituisce tutti i prodotti che hanno come sottostante il titolo Coinbase. Questo lo posso fare ovviamente con qualsiasi sottostante, lo posso fare con Eni, Atlantia, qualsiasi titolo che mi viene in mente. E vedete che il risultato è, in questo momento ci sono già 32 prodotti quotati con sottostante Coinbase, no? I primi quattro, lo vedo da qui fondamentalmente, sono dei cash call, quindi dei prodotti a capitale condizionatamente protetto che pagano, no, una cedola periodica se si verifica l'evento cedola e che hanno una barriera discreta scadenza. Li troviamo, vedete qui, eccoli, qui diciamo così, nella descrizione sintetica, dopo poi magari possiamo entrare nei dettagli. Poi ci indica che ci sono 14 mini futures, quindi 14 prodotti a leva variabile, come diceva prima Alessandro, e li trovate, vedete, tutti qui. Li potete ordinare a seconda di quello che è la vostra, ad esempio, operatività, no? Quindi volete un'operatività long, ovviamente il primo parametro da selezionare è il long. Se volete, ad esempio, un'operatività short, al contrario, invece, vedete, cliccando di nuovo, ve li elenca in modalità short. E potete andare a selezionare, no, il prezzo di esercizio, potete valutare il discorso stop, anche e soprattutto, anche questo fosse il dato, non dico più importante perché sono importanti anche gli altri, no? Però il dato della leva finanziaria che viene utilizzata, che è abbinata a ogni singolo prodotto. Vedete, man mano che abbiamo, vedete, una distanza diversa dalla barriera, vedete che abbiamo anche una leva diversa, no? E ovviamente la leva che cosa fa? Vedete, cresce all'aumentare di cosa? Della diminuzione della distanza dalla barriera. Questo vuol dire che più il certificato, di fatto un turbo, è distante dalla barriera, minore sarà la leva del prodotto. E a fianco dei, vedete, dei mini futures, che cosa abbiamo? Abbiamo invece i turbo, in questo caso open end, no? Quindi senza scadenza, che qui vedete sono 14. Noi li troviamo tutti in questa pagina, anzi possiamo, vabbè, li troviamo anche nell'altra, vedete c'è una seconda pagina con tutti gli altri prodotti, torniamo pure nella prima che... dicevamo, anche qui vedete abbiamo la possibilità, no, di selezionare quelli long, si chiamano call, cal, è scritto cal, no? Ma si pronuncia call, oppure ci sono quelli put invece che sono ribassisti, anche qui vedete potete fare tranquillamente il gioco che facevamo prima, no? Potete selezionare quelli più affini a quella che è la vostra operatività, anche qui potete andare a lavorare sul prezzo di esercizio, sul livello di knockout, che vedete ovviamente coincidono solo gli stessi, potete scegliere quelli che hanno una distanza maggiore o minore dalla barriera a seconda di quello che è la vostra, no, predisposizione al rischio, di quella che è la vostra necessità operativa in questo momento. Non so se ne vuoi far vedere qualcuno in particolare, Alessandro. Sì, ne avevamo un paio. Ecco, un'altra cosa che volevo sottolineare è appunto la possibilità di, oltre chiaramente che per approfittare di un eventuale rialzo o ribasso del titolo tramite certificati, c'è anche un utilizzo a scopo di copertura di un eventuale portafoglio, azioni di un'eventuale posizione long su Coinbase, ma anche come tutti gli altri sottostanti. Per cui noi, utilizzando la declinazione short del certificato, possiamo andare appunto a coprire eventuali perdite date dal ribasso della nostra posizione sul sottostante direttamente usando proprio i certificati. Sì, Per ass quanto riguarda... No, dimmi, scusami. No, volevo vedere un attimo se recuperavo gli Ising. non ti vedo, quindi non so mai quando ho rimesso la webcam in modalità visibile. Ecco, ci sono, scusami, non ti interrompo più. Un attimo solo. Non so se magari volevi dare qualche spunto operativo, soprattutto per la copertura di portafoglio.
Sì, dunque io non mi sono segnati quelli che ti avevo mandato, se me li riciti li vediamo velocemente, anche solo un paio. Adesso ho fatto la Ok, ti ho postazione detto. e per i video e tutto, e non ho la roba che c'è sull'altro computer. Okay. Devo organizzare meglio Allora perché ti ho con detto il codice ISIN, la così seconda. magari anche chi. Esatto. Andiamo sui mini Molto. futures o sui. Ma sì, visto che parlavamo di copertura, possiamo andare sui mini future che forse si prestano meglio. Allora, il codice ISIN di quello che avevamo visto è Domodossola Empoli 3 volte 0, Verona quadro 6. Aspetta, allora, DE000 VQ 6 V 6 K di Verona no, V 579. Ok, ho sbagliato qualcosa. No, V dopo il 6 V, non W. Ah, scusami, sono io che a quest'ora della giornata normale. Scusami. Eccomi qua, perfetto. Questo è un put, no? Quindi questo è un mini futures, vedete, della tipologia put, quindi vuol dire fondamentalmente ribassista. Alessandro lo declinavano come soluzione di copertura del portafoglio, comunque magari di una posizione rialzista sul titolo che non si vuole chiudere, no? L'esempio classico è compro il titolo, ma non lo voglio chiudere, no? Cioè voglio mantenere aperta la posizione. E quindi di conseguenza cosa posso fare? Temendo una correzione del titolo, invece di venderlo, posso andare a lavorare con questo prodotto per andare a coprire la posizione. Qui sotto vedete trovate il codice ISIN per identificare il prodotto, no, in modo univoco. Qui sotto trovate le proposte, vedete, del market maker, sia la mia proposta in acquisto, denaro, che la mia proposta in vendita, lettera. E troviamo, vedete, la size che sta proponendo in questo momento il market maker. In realtà sono le 6:30, quindi il mercato è chiuso, però a mercati aperti questo era il caso. Vedete, alle 5:30, quindi 5:29, questo era lo stato dell'arte. Sotto trovate tutti gli altri dettagli, no, del prodotto. Trovate, vedete, la leva finanziaria, trovate la distanza dal livello evento, fondamentalmente, che rappresentano lo stop loss implicito che citavamo prima. Qui sotto troviamo il grafico intraday, troviamo anche il grafico eventualmente storico dalla quotazione, vedete, quotato da pochi giorni, per cui di fatto è ancora il grafico, diciamo così, multi-day ancora è ridotto. Qui sotto troviamo le altre caratteristiche, no? Ad esempio questo che vi dice, attenzione, è un prodotto put, quindi di conseguenza vedete stai assumendo una posizione ribassista. È quotato al SEDEX, non mi ricordo se l'avevamo detto, ma è comunque importante perché ovviamente il SEDEX, essendo il segmento di Borsa Italiana dedicata ai certificates, è un mercato ovviamente regolamentato e è assolutamente affidabile da questo punto di vista. Qui troviamo come al solito, no, tutte le note, diciamo così, che ci permettono di conoscere le caratteristiche del prodotto. In realtà questi prodotti sono molto semplici, magari Alessandro, se vuoi dare qualche altra coordinata tecnica, hanno, diciamo così, sono fatti abbastanza con lo stampino, perché una volta che uno ha capito la logica con le put, long e short, e ha capito come selezionare gli strike e ragionare sulla leva, il meccanismo è sempre quello, sono più variegati, ad esempio i certificati cash collect, eccetera. Però in ogni caso, vedete anche qui, avete il documento ufficiale che è il KID in questo caso, che affianca, diciamo così, l'aspetto informativo, che vedete contiene poi tutte le informazioni chiave sul prodotto finanziario fondamentalmente, quindi anche qui trovate il dato. Come grado di rischio ovviamente trovate un valore elevato, perché ovviamente stiamo parlando di prodotti a leva e quindi prodotti, diciamo così, con un certo margine di rischio. Come diceva giustamente prima Alessandro, si parla sempre dei prezzi, ma attenzione, parliamo anche, no, degli aspetti da monitorare, come quelli della gestione del rischio, assolutamente corretto e condivisibile come punto di vista. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, se vuoi approfondire. Sì, sicuramente. Allora, innanzitutto volevo chiederti magari se c'erano domande, vedevamo.
qualche Allora, spunto? sì, allora, ad esempio, Francesco, chiede se sono prodotti che possono essere acquistati da qualsiasi intermediario. La risposta è sì, qualsiasi banca tradizionale o banca online ti permette di negoziarli. Non serve tra l'altro neanche l'attivazione del conto, come si chiama, del conto derivati, non sono prodotti come i futures con la marginazione, con tutte queste cose, quindi da questo punto di vista è un'operatività molto più semplice. L'unico aspetto da verificare è che la MiFID ovviamente sia congrua con il prodotto finanziario. No? Se uno dice io non ho mai fatto investimenti, ho una propensione al rischio bassissima e conosco solo i bot, è chiaro che da quel questionario MiFID, diciamo, esce un profilo molto conservativo che non è in linea con questo, però tutti quelli che hanno un profilo, diciamo così, avanzato, passatemi il termine avanzato, sicuramente questo prodotto lo possono negoziare senza nessun problema. Dicevamo prima, sono quotati sul Sedex, no, di Borsa Italiana, quindi un mercato assolutamente regolamentato, c'è cioè il market maker a garantire liquidità al sistema. Da questo punto di vista, mi chiedono se parliamo solo di leva, no, parliamo anche di cash call tra qualche minuto. Qualcuno diceva, notavo che i differenziali denaro lettera sono altini, beh, siamo anche a mercati chiusi in realtà, quindi anche quello influisce sul dato. Mi chiedono se ci sono dei massimi di spread tra bid e ask dei prodotti a leva. Sì, ci sono dettati dal mercato regolamentato sul quale il market maker opera, per cui in questo caso il Sedex di Borsa Italiana impone dei limiti all'interno dei quali si deve restare. Chiaramente sono limiti abbastanza ampi per quanto riguarda Fontobel, ma penso un po' per tutte le emittenti, è molto difficile che vengano raggiunti quei livelli, però sicuramente è un mercato che ha delle regole e che devono essere rispettate anche a tutela soprattutto dell'investitore. Più o meno le domande sono queste, molte di quelle che ci sono in realtà le abbiamo risposto strada facendo, no? Per cui direi che dovremmo avere così. Ci sono altre domande in realtà a cui in realtà non rispondiamo così perché ci chiedono proprio cosa ne pensi dell'ISIN tal dei tali. Quindi queste sono domande che esulano da questo webinar, però se mi scrivete in privato io ovviamente vi rispondo volentieri. Alessandro non può rispondervi cosa ne pensi su un prodotto specifico, ma io lo posso fare, insomma posso commentare le caratteristiche, ovviamente poi la scelta di investimento e vostri, non conosco la vostra pianificazione, non faccio una consulenza personalizzata nel rispondere a queste domande, però descrivere quelle che sono le caratteristiche tecniche lo faccio volentieri, quindi se mi volete scrivere gbelelli.belelli, scusate, g.belelli@belelli.biz, oppure andate su Facebook, c'è il mio gruppo chiuso, Gabriele Belelli Trading e Investing, trovate la possibilità, no, di iscrivervi, postate la domanda e vi rispondo molto volentieri, quindi a queste domande non rispondo qui perché non è a sede, ma per il resto direi che abbiamo risposto a tutte le domande. Anche qui vedo un altro ISIN. Michele, ti rispondo in privato molto volentieri sull'ISIN. Ok, allora direi che possiamo procedere. Diciamo, vuoi fare un esempio anche dei turbo o Sì, certamente. Magari prendiamo un long, avevo segnato. prendiamo il primo, ad esempio. Sì, Quello come che preferisci. dimmi, scusa, non ho capito, Alessandro. Sì, no, ti dico l'ISIN. Sì, va bene, va bene. Il codice era sempre DE 3 volte 0, Sì, ci sono. VQ6. KZL di Livorno 4. Ok, ho sbagliato qualcosa di nuovo. KZL4. Allora. Un attimo solo. Aspetta che magari lo riprendiamo da qua, perché comunque sono questi i call, quindi non uno Ok. di questi di sicuro lo possiamo prendere al volo, perché tanto per come esempio uno vale l'altro in realtà. Sì, no, era per non prendere magari leve molto elevate, visto che appunto No, questo qua vale. forse che leva, questa è una leva 2, una leva 3, facciamo questo, dai, giusto che siamo qui.
Anche qui, in questo caso, prima abbiamo fatto l'esempio del put, no? Fabrizio mi dice che avevo messo 4 zeri, allora può darsi, quindi errore mio sempre, ovviamente. Eccoci qua. Questo con una leva, in questo caso 5,68, un po' più aggressivo rispetto a quello di prima. Comunque, il concetto qual è? Che prima abbiamo fatto vedere un certificato in versione put, adesso vediamo un turbo open-end. Open-end significa che non hanno scadenza, e turbo è il nome commerciale, open-end ti indica, no, che non ha scadenza, long ti dice come dire, l'impostazione dell'operazione, no? Si assume una posizione long, quindi compri un certificato long, vuol dire che stai assumendo una posizione rialzista sul sottostante, che in questo caso vedete è Coinbase. Se al contrario invece avessimo preso uno short, ovviamente avremmo assunto una posizione ribassista. Qui trovate le caratteristiche, trovate il codice ISA, trovate anche qui la mia proposta in acquisto, la mia proposta in vendita e la size che sta garantendo il market maker, no? Come liquidità, formulando la proposta in acquisto e in vendita. Anche qui siamo a mercati chiusi e quindi il dato è questo, però il coso. Qui trovate il prezzo del sottostante, fondamentalmente, che invece sta quotando. Vedete che qui abbiamo l'orario delle 18:38, quindi siamo quasi in tempo reale, del sottostante a cui questo certificato è collegato, perché Coinbase ovviamente è quotato in America, quindi in questo momento il mercato è aperto. Qui sotto trovate le altre caratteristiche, trovate la leva finanziaria, trovate la distanza dall'evento knockout, che è un 14, vedete, 31%. Anche qui trovate la quotazione, vedete, del prodotto qui a livello intraday, qui lo potete fare su base settimanale, qui su base dall'emissione, anche qui vedete un prodotto quotato da poco tempo, per cui di conseguenza vedete. Avete un grafico ancora limitato. Potete eventualmente condire il tutto andando a inserire il livello di know-how, il livello di strike, eccetera, l'andamento del sottostante. Lo vedete, potete mettere un po' ogni aspetto. Questi dati, vedete, li trovate anche di fianco qui. Anche qui, vedete, avete il KID a disposizione per andare a comprendere tutte le informazioni. Ecco, un aspetto secondo me interessante che andiamo a prendere magari è questo: quando avete dubbi, domande, chiarimenti su questi prodotti, qui in alto vedete, trovate la sezione contatti. Voi cliccate, trovate, vedete il numero verde, trovate l'indirizzo email. Basta un colpo di telefono, basta una mail e Alessandro e lo staff di Vonto ve la rispondono, no, a tutte queste domande, no, che dovessero sorgere. Quindi, al di là di questi webinar, no, dove siamo in diretta, quindi possiamo interagire e rispondere sicuramente molto volentieri alle domande che arrivano in chat in diretta. Attenzione, perché comunque nei prossimi giorni, quando sarete a casa e dovete capire, no, le caratteristiche di un prodotto, ecco, c'è la funzione contatti, contattate e vi spiegano esattamente tutte le caratteristiche tecniche del prodotto. Ovviamente anche loro non fanno consulenza finanziaria, quindi non possono dirti compro, vendi, quella è una scelta tua, ma è una scelta che deve essere fatta, no, in base, no, io chiamo sempre il concetto di richiamo sempre il concetto di investitore consapevole, no? Quindi l'investitore che conosce le caratteristiche dei prodotti e che decide quali utilizzare in quale contesto, in modo che siano efficienti, no, per la propria pianificazione finanziaria. Quindi qui trovate, no, dicevamo, tutte le caratteristiche, eccetera. Giancarlo mi chiede se su CEDLAB si trovano questi certificati. No, il CEDLAB è specializzato sul discorso investment, diciamo così, quindi capitale protetto, capitale condizionatamente protetto e come si chiamano, capitale non protetto, no? Quindi tracker, eccetera. Mi chiedono perché non parliamo mai di tracker. In realtà non è vero, nel senso che io e Alessandro, forse il primo webinar che abbiamo fatto insieme qualche mese fa, Sì. l'abbiamo dedicato proprio a questo argomento. Tra l'altro, se andate sul mio sito, sul mio canale YouTube, trovate anche la registrazione. Però in ogni caso, Alessandro, magari ci segniamo questa richiesta e nei prossimi webinar possiamo assolutamente andare a, diciamo così, a trattare nuovamente questo argomento, che in effetti è sempre più interessante, dato il fatto che i tracker sono simili, no, agli ETF, sono prodotti strutturalmente diversi, no? Quindi però, pur essendo strutturalmente diversi, le caratteristiche sono simili, cioè replicano, no, passivamente l'andamento di un sottostante senza
nessuna leva, quindi se il sottostante fa più 10, il tracker farà più 10, se il sottostante fa meno 5, anche il tracker farà meno 5. Questa è la logica operativa. Qual è il vantaggio che hanno rispetto agli ETF nel fare tutto ciò? È che sono efficienti fiscalmente, perché fondamentalmente le plusvalenze di prezzo producono reddito diverso, quindi possono essere utilizzate per compensare minusvalenze. A differenza degli ETF, che cosa hanno? Beh, che non distribuiscono proventi, quindi non esistono una versione a distribuzione dei proventi, che generalmente non tutti sono liquidi allo stesso modo. In realtà anche gli ETF non sono tutti liquidi, però diciamo che possono esserci differenze di liquidità. Però c'è sempre il market maker anche lì a garantire la liquidità, per cui da questo punto di vista non ci sono problemi. Mi chiede trattamento fiscale, non ho capito a che cosa si riferisce, se si riferisce ai turbo, hanno il trattamento classico dei cash collect, quindi producono, scusate, dei certificati, quindi producono reddito diverso, possono essere utilizzati per compensare minusvalenze, l'aliquota fiscale è quella del 26%. Sì, lo stesso poi che si applica a tutti i certificati, Esatto. tranne forse a quelli, a magari le cedole dei cedola fissa, no? Esatto, fanno eccezione solo le cedole incondizionate dei prodotti a capitale protetto. In quel caso il legislatore dice, visto che la cedola è certa e il capitale a scadenza è certo, salvo default dell'emittente ovviamente, allora in quel caso e solo in quel caso il legislatore lo considera reddito di capitale. Ma in tutti gli altri casi le plusvalenze di prezzo, come le cedole condizionate o le cedole anche incondizionate ma senza protezione del capitale a scadenza, sono considerate reddito diverso, quindi utilizzabili, no, per recuperare minusvalenze pregresse. Ok, allora io direi di far vedere di cambiare argomento, se per te va bene, di passare ai cash collar, perché sono già le 7 meno un quarto, quindi avevamo anche qualche prodotto, no, di questo tipo da farvi vedere. Allora, se va bene per te, tengo il monitor, no? Così siamo già operativi. Può andare bene o vuoi che ti passi? Certo. Ok, allora il primo dei certificati che in questo caso ho come si dice, individuato è questo. Questo è un cash collect, quindi è un prodotto diciamo così a capitale condizionato. Quindi stiamo rientrati, non siamo rientrati nel perimetro, siamo usciti diciamo dai certificati a leva in questo caso. Ecco, questo lo specifico per tutti quelli che sono nuovi del settore, no? E siamo entrati nel perimetro, dicevamo, dei certificati a capitale condizionatamente protetto, vuol dire che a scadenza il capitale è protetto a patto che non si verifichi l'evento barriera. Questo significa che è buona cosa che a scadenza il prezzo del sottostante o dei sottostanti, se sono più di uno, come in questo caso, sia superiore a un valore chiamato barriera. Dopo lo vedremo più nel dettaglio. In questo caso, vedete il nome commerciale del prodotto. È Memory Cash Collect, quindi la struttura è quella del cash collect, un prodotto che paga una cedola periodica, cedola è condizionata al verificarsi di determinati eventi, anche questo lo vedremo fra un attimo. E quindi l'obiettivo finanziario, diciamo così, che vanno a soddisfare questi certificati è quello dell'entrata periodica. La parola memory lascia trasparire che la cedola ha effetto memoria, quindi se in una data di rilevazione non dovesse essere pagata, nessun problema perché può essere recuperata in seguito qualora si verifichino poi le condizioni. Quindi una cedola non pagata non è automaticamente persa, viene messa in un cassetto e può essere recuperata in futuro. È indubbiamente un fattore di protezione per il risparmiatore. In questo caso, dicevo, questo certificato cash collect è costruito su un paniere di titoli. Vedete, sono Allianz, AXA e Generali e Zurich Assicurazioni. Quindi sono fondamentalmente quattro, è un basket, quindi un paniere composto da quattro società, tutte attive nel settore assicurativo. Chi mi segue da un po' sa che amo particolarmente il settore, ne abbiamo già parlato altre volte anche proprio con Alessandro, il settore assicurativo e quindi i certificati che lavorano su questo sottostante, perché di fatto il settore assicurativo è un business anticiclico fondamentalmente, no? Le persone tendono ad assicurarsi sia nelle situazioni, no, di crescita economica come di rallentamento economico, no? Quindi sono, diciamo così, situazioni di redditività
di utili e di fatturato abbastanza stabili nel tempo, simili ad esempio a tutte quelle società, no, stile Johnson & Johnson, Colgate, Palmolive, non so tu qui, quelle società, diciamo così, sì, che fanno dei beni anticiclici e quindi la gente, no, continua a pagare la bolletta, continua a comprare il dopobarba, il rasoio, eccetera, lo shampoo, no? Queste cose indipendentemente, no, dal fatto che ci sia o meno crisi economica. Quindi è un settore che mi piace. Quindi tutte le volte che esce un certificato su un titolo o più titoli assicurativi, ecco che le mie antenne si drizzano. Questo, dicevo, è un certificato che secondo me può essere assolutamente interessante da valutare. Mi chiedevano il codice ISIN. Il codice ISIN lo troviamo qui, lo sto sottolineando in questo momento, dopo lo vediamo anche dall'altra documentazione, dopo lo riprendiamo. In questo momento vedete quota, adesso siamo a mercati chiusi in questo istante, ma fondamentalmente oggi vedete quotava 99 in denaro e 100,80 in lettera, con vedete la size di 1200 pezzi in acquisto e in vendita. Il certificato qui non ve l'ho detto, vedete, contiene l'opzione quanto. Quando trovate quanto, vuol dire che uno o più sottostanti sono denominati in valuta estera. Quindi il meccanismo quanto è un meccanismo di protezione del cambio. Quindi quando trovate la parola quanto all'interno o del nome commerciale del prodotto o nel prospetto informativo o nel KID, che è il bignami, no, che riassume le caratteristiche del prodotto, sapete che il prodotto contiene una protezione dal cambio. Quindi non è importante che alcuni dei sottostanti siano denominati in valuta estera. Qui sotto troviamo le altre, non tutte le altre, alcune altre caratteristiche del prodotto. Vedete, scade il 28 ottobre del 2024, salvo che, lo vediamo fra un attimo, il certificato non sia richiamato in anticipo rispetto alla naturale scadenza, perché si attiva l'opzione autocall. Qui sotto troviamo un altro aspetto che è importante per valutare il prodotto e le sue caratteristiche, e non è altro che, vedete, la sintesi di quelli che sono i livelli di strike della barriera e del prezzo di chiusura, quindi del prezzo attuale del mercato, per verificare quindi momento per momento se il prezzo del sottostante o dei sottostanti, in questo caso, che sono più di uno, sono superiori al livello della barriera o addirittura anche dello strike. Superiore al livello della barriera, in genere è importante sia per il pagamento della cedola che per quanto riguarda, no, la protezione del capitale a scadenza, dal momento che i cash call sono un prodotto con barriera discreta, quindi attiva solo a scadenza. Invece, per quanto riguarda lo strike, sono importanti le quotazioni attuali da confrontare, dicevo, con lo strike nel momento in cui il certificato potrebbe essere richiamato in anticipo rispetto alla naturale scadenza, qualora, no, in occasione della data di rilevazione sia superiore allo strike, quindi attivo per l'opzione autocall. In questo caso, vedete, abbiamo, vabbè, lo prendiamo magari dopo, che adesso, per non appesantire, insomma, ripetere i concetti fondamentalmente. Qui trovate, vedete, le quotazioni dei titoli, qui trovate i valori dello strike, qui trovate i valori della barriera. Mi chiedono che cosa significa la parola multiplo. La parola multiplo significa quante azioni Allianz comanda il certificato multiplo, in questo caso, quante azioni AXA, quante azioni generali, quante azioni Zurich. Non so se vuoi aggiungere qualcosa sul multiplo. Ma sì, fondamentalmente il concetto è quello appunto che hai descritto tu. Solitamente magari è più utile per i prodotti su sottostante singolo, no? Perché in quel caso andiamo a vedere un certificato a quante unità del sottostante corrisponde. Non so se avevamo specificato o se volevi farle vedere adesso. Proprio le caratteristiche del prodotto. Sì, ci stavo arrivando, lo facevo vedere, no? Cosa trovate sul sito, no? Giusto per fare vedere dove sono le varie informazioni, no? Il prodotto, vedete, ha avuto un prezzo di emissione, un valore nominale, chiamiamolo, di 100, quindi se a scadenza mantiene la protezione del capitale, rimborserà 100 più la cedola. La barriera è quotata sul Sedex di Borsa Italiana, la barriera è posta al 60%, vuol dire che i livelli di barriera sono a un livello del 40% inferiore rispetto allo strike iniziale, e la cedola potenziale annua è del 6,80%. Adesso entriamo nei dettagli, come diceva Alessandro. Questi dettagli dove li troviamo?
Beh, io vi consiglio sempre, no, di utilizzare il KID, no, che è un documento che riassume quelle che sono le caratteristiche tecniche, no? Fondamentalmente, no, perché ha fatto il liceo, è una sorta di bignami, no, che riassume, no, le caratteristiche del prodotto e quindi a colpo d'occhio fondamentalmente riesce a vedere tutti i dettagli. Le prime volte magari consultare questo documento può essere un attimo complicato, ma in realtà dopo che uno ha, diciamo così, armeggiato un paio di volte sui prodotti, diventa molto semplice. Qui trovate, vedete di nuovo il nome commerciale del prodotto, qui troviamo il codice ISE, qui troviamo ovviamente l'emittente che è un po' citato, vedete in vari punti, qui il produttore, in realtà questo è un fonte bella che l'emittente è questo, ma il concetto resta assolutamente lo stesso. Dicevo, scorrendo verso il basso, che cosa troviamo? Troviamo le altre caratteristiche del prodotto. Allora, che cosa scopriamo? Scopriamo ad esempio che il prodotto, vedete, paga delle cedole dell'1,70% come su base trimestrale. Quindi ogni 3 mesi paga una cedola potenziale, quindi condizionata, dell'1,70%. Moltiplicando 1,70 per 4 dà appunto il 6,80%, no, che dicevamo prima, di rendimento potenziale annuo. Attenzione perché la prima data di rilevazione sarà, adesso andiamo a prendere il dato, allora perché fondamentalmente dalla data di ottobre c'è aspetta che sto perdendo il dato di luglio, qua, allora vedete, ecco qua. La prima data sarà pagata fondamentalmente ad agosto, quindi di quest'anno. La cedola è incondizionata, quindi vuol dire che viene pagata se a questa data di rilevazione tutti i sottostanti sono superiori alla rispettiva barriera. Altrimenti, se anche uno è inferiore alla barriera, la cedola non è pagata. Però attenzione, dicevamo, la cedola gode dell'effetto memoria, quindi può essere recuperata in un secondo momento. Attenzione perché a partire invece vedete qui, data di rimborso anticipato, a partire invece dalla seconda data di rilevazione, quindi qui siamo in autunno, siamo a novembre, ecco che in questa data di rilevazione abbiamo attiva anche l'opzione autogol, per cui di fatto un investitore si trova di fronte a 3 scenari da questa seconda data in poi. Il primo scenario è quello che tutti i sottostanti sono superiori al rispettivo livello di strike. In questo caso il certificato mantiene la protezione, rimborsa in anticipo, paga 100 e paga l'ultima cedola dell'1,70%. Dal giorno successivo non esiste più perché essendo scattata l'opzione autocall, il certificato estingue prima, ripeto, della naturale scadenza. Il fatto che si chiami autocall definisce il fatto che l'opzione è automatica, quindi non è che l'emittente, se si verifica la condizione, ha la facoltà di richiamare, come nel caso delle obbligazioni. No, in caso di evento il certificato si estingue, punto. Secondo scenario, almeno uno dei sottostanti è inferiore allo strike, ma sono tutti superiori alla barriera. In questo caso il certificato non rimborsa in anticipo perché uno dei sottostanti è inferiore allo strike e quindi il certificato resta in vita, paga la cedola e si va alla data di rilevazione successiva. Terzo scenario, quello che ha, come si dice, almeno uno dei sottostanti sia inferiore rispetto alla barriera. In questo caso la cedola non viene pagata, però dicevamo l'effetto memoria e quindi di conseguenza può essere recuperata in un secondo momento, se si verificano ovviamente in una successiva data di rilevazione nuovamente le condizioni per il pagamento della cedola, cioè tutti i sottostanti superiori nuovamente alla rispettiva barriera. Questi 3 scenari si verificano in condizioni, diciamo così, cioè dalla seconda data di rilevazione in poi, a ogni data di rilevazione come investitori ci troviamo di fronte a questi 3 scenari. Se non scatta mai l'opzione autocall, si giunge alla naturale scadenza, siamo, vedete, nel 2024, come dicevamo anche prima, e a quel punto si tira una riga. O tutti i sottostanti sono sopra la barriera, in questo caso il certificato mantiene la protezione, rimborsa 100, paga l'ultima cedola, oppure almeno uno dei sottostanti è inferiore alla barriera. In questo caso si prende la performance come riferimento del sottostante che durante la vita del certificato ha realizzato la performance peggiore in termini percentuali e su quel sottostante si applica la formula che ormai abbiamo imparato a conoscere, prezzo finale diviso strike moltiplicato per 100. In questo modo si calcola il
come si dice, il prezzo di rimborso in caso di evento barriera. Qui sotto troviamo a scendere, vedete, tutte le altre caratteristiche del prodotto. Vedete, partendo da titolo per titolo, vedete, troviamo qual è l'ISIN del titolo sottostante a cui è collegato, dove è quotato, qual è il valore dello strike, qual è il valore della trigger, quindi dell'autocall, qual è il livello della barriera, quindi che coincide, vedete, con la soglia bonus. Soglia bonus si intende quella soglia che deve essere rispettata, mantenuta, sopra la quale occorre essere in occasione della data di rilevazione per ricevere la cedola. Vedete, tutte queste informazioni le troviamo, vedete, per ogni titolo che compone il paniere sottostante. Quindi vedete che in pochi istanti, diciamo così, osservando questo prodotto, scusate, questo scritto, questo documento, avete tutte le caratteristiche, no, del prodotto finanziario da analizzare. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Ma in realtà hai detto praticamente tutto tu. Sì, una cosa, ecco, una caratteristica magari che non troviamo sempre in questi prodotti è appunto la differenza tra la prima data utile all'incasso della cedola e la prima data utile, anche per il rimborso anticipato, per cui, il prodotto può andare in autocall solamente dalla seconda, data di valutazione, per cui, rilevamento 28 ottobre 2021, mentre invece la prima data, che appunto corrisponde al 28 luglio 2021, ci permette, qualora appunto venissero soddisfatte le condizioni, di incassare la cedola, ma non può vedere il nostro investimento estinto prima appunto della scadenza. Diciamo, Esatto. questa è l'unica differenza magari rispetto a una struttura che per il resto è abbastanza tradizionale. Esatto. Allora, solo un paio di domande. Allora, mi dicono che l'ISIN non si legge, lo andiamo a riprendere. Eccoci qua Magari solo. diciamolo ad alta voce, se non Sì, si aveva. questo comunque. DE000VQ-quadro 69111. Questo è il dato. Attenzione, un dato, stiamo anche registrando, siamo in diretta, ma stiamo anche registrando. Domani troverete la registrazione sul mio canale YouTube, quindi se volete anche rivedere il video, segnarvi gli aspetti principali, lo potete fare senza problemi. Poi Ivano mi chiede se quattro sottostanti per un certificato non rappresentino un rischio, cioè il concetto è, con quattro sottostanti non è un certificato molto rischioso. Beh, lì dipende dai profili di rischio dell'investitore. È chiaro che un solo sottostante rappresenta un grado di rischio inferiore, perché ci sono meno variabili da governare. In questo caso è vero che ci sono quattro variabili, quindi di fatto il rischio aumenta. Però attenzione a un dato: sono tutti sottostanti correlati positivamente tra loro, in questo caso, perché appartengono tutti al settore assicurativo. Quindi si presume, ma non è una certezza, che ovviamente seguono tutti più o meno una stessa tendenza. Non è così automatico, però diciamo che i certificati con un basket di sottostanti, quindi con più sottostanti che appartengono a questo settore, per assurdo è meno rischioso rispetto a un certificato che contiene un basket di prodotti che appartengono a settori diversi, perché ovviamente appartenendo a settori diversi è più probabile che in un momento ci sia un settore con vento a favore e che invece ci sia un altro, diciamo così, settore meno propizio in quel momento. È un concetto magari controintuitivo, ma il dato è quello. Poi qualcuno, più di uno in realtà, dice che gli emittenti di certificati non mettono mai dei KID chiari. In effetti è vero, le prime volte c'è un attimo da tribolare. Loro, sostanzialmente, un paio di persone, Giancarlo, Michele, così, dicono: attenzione, se noi facessimo una tabella un pochino più chiara, questa è la data dell'autocall, questa è la data di. E chiedono anche, ad esempio, l'inserimento, ma non è una critica a fondo, in generale, in realtà, sta parlando, dell'inserimento della record date, no? Quindi di quella data entro la quale acquistare il prodotto. In realtà, secondo me, adesso non per difendere Fontobe, ma credo che questo sia uno standard che
che quasi tutti gli emittenti hanno come formazione, formulazione, no, del KID. Quindi credo che ci siano dei vincoli, delle regole da seguire per la struttura, no? Credo il prodotto Sì, per essere è distribuito. disciplinato a livello europeo, per cui diciamo che ci sono delle linee guida, dei requisiti che devono essere rispettati. Per cui ecco, il KID è quello, nel senso il formato deve essere così, poi c'è una discrezionalità a livello grafico, ma le componenti e le informazioni al suo interno sono quelle. Esatto, Giancarlo commenta, senza CEDLAB saremmo morti. Allora, mi chiedono perché non ci soffermiamo sul discorso del rischio che è indicato nel KID. Allora, non mi soffermo sul grado di rischio, a parte che prima l'abbiamo visto, in realtà ho fatto vedere il grado di rischio 7, no? Per il turbo, quindi in realtà prima l'abbiamo citato. In realtà fondamentalmente non è che io dia un grandissimo peso, opinione personale, non è un'opinione di fondo, è un'opinione mia, io onestamente non do grandissimo peso a questi dati. Frutto della mia esperienza, per darvi un esempio molto semplice, se noi avessimo guardato il prospetto informativo di prodotti, no? Simili a questi di Cash Collect, lo scorso gennaio, quindi parliamo di gennaio 2020, con sottostante il titolo ENI, avrebbero dato un grado di rischio compreso tra 4 e 5 indicativamente, no? Quindi un grado di rischio, passatemi il termine, medio, siamo più o meno in mediana. Se avessimo guardato lo stesso prodotto emesso a settembre, quando ENI si era deprezzato un 50%, c'era una volatilità alta, ecco che in quel momento il KID avrebbe rilevato un grado di rischio diverso. Questo per dirti che il grado di rischio che un investitore vede in questo documento è la fotografia dell'istante attuale, ma in realtà domani questa fotografia cambia, può migliorare come può peggiorare. No? A settembre erano tutti disperati. Per ENI, oggi ENI è tornata a essere uno dei titoli più utilizzati, no, anche dagli investitori per i sottostanti, perché è tornata a livelli più elevati di prezzo, di quotazioni. Sembra che il pericolo sia scampato. In realtà non sappiamo cosa succederà sui mercati finanziari, magari torna a 20 o magari torna a 6 euro, questo non lo possiamo sapere. Quindi è un dato, secondo me, molto ballerino. E poi, dal mio punto di vista, è molto più importante la pianificazione finanziaria personale, piuttosto che questo dato. Però è chiaro che se un investitore si sente di doverlo consultare, è meglio consultarlo che non consultarlo, mettiamolo in questi termini, soprattutto se si è neofiti, però personalmente non è un dato che analizzo e che guardo. Quindi in questo webinar ovviamente vi do il mio punto di vista, che ripeto è soggettivo e quindi può essere criticato e criticabile senza nessun problema, ma è il mio punto di vista, insomma. Qualcun altro invece vi dirà guardatelo per primo, benissimo, però io faccio altro. Io preferisco guardare la distanza alla barriera, cose di questo tipo, la correlazione dei sottostanti, eccetera. E, ecco, magari sono argomenti interessanti che magari possiamo segnarci per un prossimo webinar, il discorso della correlazione, dei basket, eccetera. Un discorso un po' complicato, se vogliamo, non proprio così leggero da trattare alle 6 di sera, però secondo me può essere interessante. Più o meno direi che le domande su questo prodotto sono queste, direi. Sì, ok, direi che abbiamo risposto a tutto. Non vorrei che qualcun altro dicesse non citiamo, sto scherzando ovviamente, che non citiamo le caratteristiche dei prodotti o non rispondiamo a tutte le domande. Dicevo, se per te va bene, allora sono già le 7 e 5. Abbiamo ancora 2 minuti, magari anche solo per far vedere gli altri prodotti che avevo selezionato. Allora, via velocissimi per altri due prodotti che avevo selezionato. Questo è un altro certificato che mi ha colpito. La struttura è esattamente identica a quella che abbiamo appena descritto, quindi è sempre un prodotto capitale condizionatamente protetto, sempre un cash collect, sempre memory, quindi effetto memoria della cedola. Ha esattamente le stesse caratteristiche. Se andiamo a vedere velocemente il KID che abbiamo trovato, un attimo che lo zoomiamo, e che abbiamo trovato prima, quindi vedete anche qui abbiamo una cedola del 2,07% che viene pagata su base trimestrale. Vedete la prima data di rilevazione è a luglio, ma non è attiva l'opzione autocall. L'autocall vedete che invece è attiva a partire da
del mese di novembre. Quindi la struttura è esattamente uguale a quella di prima. Cambiano ovviamente che cosa? Cambiano fondamentalmente, primo, i sottostanti, in questo caso vedete sono tutte società appartenenti al settore, chiamiamolo, del lusso, no? Abbiamo Hermès, abbiamo Barberis, abbiamo Louis Vuitton, insomma, quindi vedete, abbiamo dei nomi assolutamente importanti. Sono sottostanti in valuta estera, quindi vedete attiva e presente l'opzione quanto che anestetizza il rischio cambio, lo si compra, vedete, in area 100, quindi lo si compra alla pari. La struttura è quella di prima. Quindi tutti quegli investitori che credono nel settore del lusso, in questi, quindi una ripresa economica, no? Eccetera, sicuramente questo è un certificato assolutamente interessante. Quindi tra quelli che sono stati emessi recentemente, mi sono subito cadute, no, le attenzioni, perché è un certificato sicuramente interessante da questo punto di vista. Com'è interessante, Gabriele, secondo scusami, scusa. l'unica precisazione è che a differenza di quello di prima che abbiamo visto, se non sbaglio, questo qui aveva una barriera al 65% anziché al Ah, okay, 60%. scusa, scusa. Sì, adesso il Quindi livello della una barriera è esatto, un piccola 65%. differenza. Sì, è corretto assolutamente. Prima cos'era il 60, adesso è il Esatto. 65%, è leggermente più alta. Qui, tra l'altro, come al solito, trovate, no, tutte le caratteristiche diciamo, la tabella che sintetizza quotazione di ciascuno di questi prodotti, relativo livello di strike, relativo livello di barriera. Franco mi fa una domanda prima di andare all'altro prodotto, mi chiede perché è stato messo in bid-only driven un certificato, non so, dopo magari ti passo l'ISIN se vuoi dare un'occhiata. Nel mentre l'ultimo certificato che ho individuato è questo. Questo è un certificato, la struttura è esattamente quella classica che abbiamo appena descritto, quindi un cash collect con effetto memoria della cedola. Le caratteristiche sono assolutamente le stesse che abbiamo appena descritto, quindi la prima data di rilevazione non è attiva l'opzione autocall, l'opzione autocall è attiva dalla seconda data di rilevazione. Qui la barriera, vedete, è ancora più protettiva rispetto ai casi precedenti perché è posta al 50% del valore iniziale, quindi dello strike. Ma mi ha colpito perché fondamentalmente Tesla, beh, è un sottostante molto utilizzato all'interno dei certificati, no? Forse anzi uno dei titoli più utilizzati in questo momento, perché è un titolo molto volatile, quindi è un titolo su cui è abbastanza facile lavorare dal punto di vista operativo perché ha volatilità. Ci sono meno certificati invece con il sottostante Warta, non so se pronunci così, che è una società fondamentalmente tedesca che è attiva nel settore delle batterie, quindi magari qualcuno di voi l'ha vista anche, magari non so, dal ferramenta piuttosto che nei negozi, no, dove vendono le attrezzature elettroniche, perché fanno anche le pile, no, le cose che si usano anche abitualmente in casa. È un sottostante, dicevo, che mi ha colpito perché non è frequente. Avremo più o meno ad occhio una decina, forse anche meno, di certificati quotati su questo sottostante. Quindi uno di quei certificati che quando lo noto, appunto perché è un sottostante particolare, vado sempre a vederlo, ad approfondirlo. Quindi chi volesse investire in questo settore, chi dovesse piacere questo sottostante o questi sottostanti, perché in realtà sono due, ecco che sicuramente è, come si dice, è un certificato assolutamente interessante. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, come al solito le caratteristiche voi Sì. le trovate tutte sia sul sito che vedete qui sul KID, quindi anche qui adesso la struttura vedete sempre quella, quindi non stiamo più a rivedere tutti i dettagli perché ripeteremo, però vedete che anche qui trovate tutte le caratteristiche del prodotto. Eccomi, dimmi Alessandro. Sì, no, no, volevo giusto aggiungere due parole su Varta, che appunto soprattutto negli ultimi tempi è diventata più attiva per quanto riguarda la produzione di batterie agli ioni di litio, che sono quelle batterie molto utilizzate soprattutto nelle auto elettriche. Da qui nasce proprio diciamo, l'accoppiamento con Tesla, che invece produce proprio auto elettriche e utilizza batterie proprio per alimentare i suoi veicoli. Un'altra cosa, appunto, sempre collegata alla volatilità, è che
Diciamo che la volatilità di questi titoli poi ci permette di andare da un lato ad offrire un rendimento comunque elevato, ma dall'altro di andare a strutturare il prodotto con delle barriere che sono molto più difensive rispetto a quelle che vediamo, ad esempio, per altri sottostanti. Questo è dovuto proprio alla rischiosità del sottostante che, diciamo, riusciamo a compensare la rischiosità e la volatilità del sottostante con una struttura più difensiva, per cui in questo caso Tesla e Varta dovrebbero perdere metà del loro valore attuale per andare a toccare la barriera. Per cui ecco, questo è un po' il trade-off tra rischio e rendimento, ma che in questo caso ci permette di andare ad offrire una protezione più elevata. Perfetto, se hai un minuto guardiamo un attimo il certificato che chiedevano che in bidolli se per te non è un Ah sì, problema, certo. così ci diamo un'occhiata. Sette, sono senza occhiali come al solito. Spero di averlo scritto Questo è su Wire. correttamente. Ah no, Carnival. No, questo è Air France, NIO e Carnival. Sì, beh, molto probabilmente adesso su questo ISIN non dovrei andare a verificare, però solitamente quello che avviene è che quando viene venduta, per cui emessa una quantità molto elevata del certificato, per cui vengono vendute molte unità, il prodotto va in bidolli. Questo vuol dire che noi lo ricompriamo se l'investitore lo detiene in portafoglio, ma non lo vendiamo ulteriormente qualora lo si volesse acquistare. Quello che avviene solitamente quando succedono questi episodi è che viene riemesso un prodotto con stesse caratteristiche, a meno che chiaramente poi il sottostante non si muova nel frattempo, per cui andremo a prendere degli strike diversi, ma comunque emettiamo un prodotto simile proprio per dare l'opportunità comunque a chi fosse interessato di poterlo acquistare. Sicuramente cercando all'interno della nostra gamma di prodotti, si trova un prodotto con caratteristiche simili. Sì, quello senz'altro, assolutamente. Che è in bidolli, fondamentalmente, driving quote, lo si vede, no? Vedete che dal fatto che non c'è la lettera del market maker, insomma, quindi fondamentalmente formula solo una proposta in acquisto. Ok, io direi che comunque in ogni caso per qualsiasi tipo, no, di domanda tecnica, uno vede un prodotto, non capisce le caratteristiche, vede uno spread che ritiene elevato, vede il market maker che magari non prezza la lettera, così ripeto, potete andare alla voce contatti, dare un colpo di telefono, forse questa è la via più veloce, no, di contatto, oppure potete mandare una mail, vedete certificati@fondobel.com e ovviamente vi risponderanno e forniranno, no, tutte le informazioni tecniche sul prodotto. Ok, io direi che per questa sera è tutto. Diamo appuntamento al prossimo mese, perché anche il prossimo mese saremo insieme con un nuovo webinar, con nuovi prodotti finanziari da commentare, da citare. Mi sono preso appunti, no, delle richieste che avete fatto come temi da trattare e ne terremo assolutamente molto volentieri conto. Ok, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do quindi appuntamento a domani, se lo volete rivedere sul mio canale YouTube, o al prossimo mese, quando saremo di nuovo insieme io e Alessandro per una nuova puntata. Grazie a tutti per l'attenzione, intanto vi auguro una buona serata. Grazie mille Gabriele, grazie a tutti per l'attenzione e come hai detto tu, ci vediamo appunto alla prossima.